Eccoci qua, come vi avevo annunciato prima, dovremmo essere in grado adesso di collegarci, anzi, dovremmo già essere in collegamento con il presidente della Giunta regionale della Lombardia, Attilio Fontana, che saluto e ringrazio. Buongiorno Attilio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Caro Presidente, allora ti rubiamo un po' di tempo, ti dico subito due cose veloci tratte dalla rassegna stampa che abbiamo appena concluso. La prima, cosa te ne pare di questa storiaccia del calcio? Nel Tempio del Calcio a San Siro, Inter Milan, profumi di mafia e anche un consigliere regionale che si dice peraltro estraneo, Manfredi Palmeri, Lista Moratti, coinvolto, anche se non ha ruoli decisionali in una società che ha a che fare con lo stadio di San Siro, su cui si sta giocando tutta un'altra partita che riguarda anche il Comune. E questo è il punto uno. Qual è la tua sensazione su questa vicenda? Che ha visto peraltro uniti ieri in conferenza stampa il procuratore nazionale antimafia Melillo e il procuratore Capoviola, oltre a una serie di altri inquirenti, con collegamenti con la criminalità calabrese. L'altra cosa invece ha a che fare con la politica un po' più politicante, come diceva il vecchio Pietro Nenni, no? Ovvero la visita di Elly Schlein ieri a Milano pare abbia incontrato esponenti non meglio precisati dell'imprenditoria, della finanza, della banca, ha detto che bisogna tagliare i costi delle bollette energetiche e altre cose. Riesce il PD a insinuarsi negli interessi che contano dell'economia lombarda? Ma guarda, innanzitutto grazie per l'opportunità e per l'invito. Partiamo da quest'ultima domanda. Io credo che il PD farà sempre più fatica ad inserirsi nella Lombardia che produce dopo l'atteggiamento che sta assumendo nei confronti dell'autonomia. Parti dal presupposto che sì, noi come Regione Lombardia abbiamo sottoscritto con tutti gli stakeholder, cioè con tutti i rappresentanti delle diverse categorie produttive, artigiani, imprenditori, commercio, sindacati a parte la CGIL, la UIL, ma la CISL, con tutti i rappresentanti del mondo che produce lombardo abbiamo sottoscritto una serie di documenti nei quali chiedono esplicitamente e a gran voce che venga concessa l'autonomia. Quindi è chiaro che la Schlein andrà a fare delle affermazioni generiche assolutamente prive di concretezza, perché vedi, la Schlein dice soltanto bisogna fare, bisogna essere tutti belli, bisogna essere tutti sani, bisogna essere tutti ricchi. E certo, un'ambizione che tutti quanti avremmo, ma poi ci si deve confrontare con la realtà. Bisogna abbassare le bollette, lo diciamo da tempo che i nostri imprenditori sono degli eroi che competono con il resto dell'Europa pur avendo delle condizioni di partenza assolutamente peggiori. Dice altra cosa che dice che mi fa imbestialire: bisogna mettere più soldi nella sanità, a parte il fatto che loro quando hanno governato negli ultimi anni e purtroppo per questo paese sono stati in gran parte degli anni loro a governare, non hanno mai messo niente, anzi hanno ridotto le risorse per la sanità, ma dimostra anche in questo caso una superficialità che è imbarazzante, perché non è una questione di mettere più soldi, è una questione anche in quel caso di dare un'impostazione nuova. Se non si cambia la nostra sanità, se non si cambia l'organizzazione sanitaria che esiste oggi, non saranno mai sufficienti i soldi che vengono introdotti, perché aumentando l'offerta aumenta la domanda. Noi l'anno scorso abbiamo messo 85-86 milioni per abbattere le liste d'attesa e purtroppo le liste d'attesa sono state ridotte non proporzionatamente alla somma di denaro che abbiamo messo. Perché? Perché sono aumentate le domande, perché abbiamo dovuto rendere più prestazioni rispetto a quelle che l'anno prima avevamo reso. Allora, io credo che tutto debba essere guardato con buon senso, che tutto debba essere guardato con serietà e non con demagogia come sta facendo in questo momento il PD. Allora agli imprenditori dovrebbe dire la signora Schlein per quale motivo è contraria all'autonomia, spiegare le ragioni che ritiene tali da non giustificare la concessione di autonomia, che vuole dire responsabilità, che vuole dire poter correre senza le mani legate dietro la schiena come hanno i nostri imprenditori, come abbiamo noi come regione rispetto alle competizioni che abbiamo con il resto del mondo, che vuole dire cercare di ammodernare questo paese. Quando lei avrà dato delle risposte a questi quesiti, allora forse potrà iniziare un dialogo con gli imprenditori. Ecco Presidente, prego.
No, no, poi che lei venga a incontrare, ci mancherebbe l'incontro, gli pare, avrà incontrato qualche amico che gli avrà detto come bravi siete, come belli siete, però parliamo di cose concrete, non parliamo di parole, bisogna abbassare le bollette, certo, bisogna abbassare le bollette, bisogna abbassare le tasse, bisogna rendere più flessibile il rapporto con la pubblica amministrazione, bisogna dare delle risposte più immediate a chi le ha, a chi fa delle domande alla pubblica amministrazione, certo, tutte cose assolutamente vere. Loro però, quando si fanno delle proposte concrete che vanno in questa direzione, si oppongono al nucleare, si oppongono all'autonomia, si oppongono all'ammodernamento di questo paese. Loro sono i più grossi conservatori reazionari di questo paese. Ecco Presidente, stavo dicendo, a proposito di autonomia, il tema che tu hai citato prima. Scusami, però non ti ho risposto alla domanda. Ah, quella del calcio, certo. Mi sono lasciato prendere da questa che mi sembra una cosa che mi indigna quando sento Schlein che lancia le sue affermazioni sull'autonomia, mi indigna veramente perché mente sapendo di mentire, mente sapendo che il suo collega Bonaccini è stato il primo insieme a Maroni e Zai a chiedere l'autonomia, mente sapendo di mentire quando addirittura Bonaccini aveva, loro se la prendono con la legge Calderoli, lui aveva sottoscritto una procedura che era molto più snella, molto più rapida, molto meno rispettosa dei diritti e delle prerogative del Parlamento, quindi si dovrebbero vergognare quando fanno queste affermazioni e ti ripeto, indignano veramente. Ecco. Per quanto riguarda il discorso delle squadre, è veramente anche questa una cosa che lascia molto molto preoccupati. Ecco, vuole dire che le infiltrazioni della malavita organizzata sono purtroppo più profonde di quello che si potesse immaginare. Vuole dire che effettivamente bisogna alzare in maniera ancora più violenta la guardia per evitare che ci possano essere situazioni come queste. La presenza, la cosa che mi preoccupa particolarmente è addirittura la presenza del procuratore Melillo, vuole dire che si tratta di un intervento della malavita organizzata di ampio spessore, ecco, che ci deve far preoccupare. Ecco, dicevo, sul tema dell'autonomia si è pronunciato proprio ieri sul Corriere della Sera il vice segretario di Forza Italia, ma soprattutto governatore, presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, no? Il quale ha detto tre cosette, insomma. Primo, l'autonomia non è più sentita come priorità neanche al nord, perché interessano altre cose, lavoro, tasse, sicurezza, crescita, altri temi. Secondo, fermiamoci proprio completamente, perché bisogna spiegarla meglio, definirla meglio. La legge Calderoli è stata fatta con troppa fretta e il referendum alle porte rischia di essere un grande danno per il centrodestra, il referendum le cui firme sono state raccolte dalle opposizioni. Che ne pensi? Penso che dire fermiamoci mi deve spiegare il motivo. Se lui parla di sviluppo, di lavoro e di prosperità, è un ossimoro dire che deve fermare l'autonomia, perché l'autonomia va proprio in quella direzione. E poi mi deve spiegare perché. Allora, voglio dire, noi siamo rispettosi della Costituzione, noi siamo rispettosi della legge. Esiste una Costituzione che prevede l'autonomia differenziata. Mi fa sorridere quando il buon Tajani, altro rappresentante di Forza Italia, dice che lui è contrario a che si conceda il commercio con l'estero. E però allora lui dice che la Costituzione è sbagliata, perché non sono io e Zaia che chiediamo commercio con l'estero, lo chiede la Costituzione, lo prevede la Costituzione, quindi si dovrebbe dare anche lui, fare qualche domanda e leggere meglio gli atti prima di fare queste affermazioni. Stavo dicendo, esiste la Costituzione che prevede questa possibilità. E legge, esiste una legge dello Stato che è stata sottoscritta e ritenuta legittima e non contraria alla Costituzione dal Presidente della Repubblica, che prevede che ci siano delle materie con i LEP e delle materie senza LEP.
Poi spiegatemi per quale motivo si deve sospendere l'applicazione di una legge dello Stato, si deve sospendere l'applicazione di una legge che prevede la realizzazione di una parte della Costituzione e per quali motivi. Non lo so, quali sono i motivi per cui non dobbiamo applicare per il momento le materie NOLEP? Ci sono, me li spieghi, sì. Devono dare una giustificazione. Perché? Perché non applichiamo la legge? O loro mi vengono a dire che esistono delle motivazioni tali per cui non intendono abbandonare i principi centralistici che fino ad oggi hanno governato questo paese, che hanno portato ai disastri che in questo paese purtroppo vediamo anche nelle differenze che esistono fra nord e sud. Se loro ritengono questo, benissimo, lo dicano, cambino la Costituzione e abbiano il coraggio di assumersi la responsabilità di tutto questo. O se no non esiste alcun tipo di motivazione per il quale dobbiamo sospendere il referendum. Sì, tu temi il referendum, Presidente? Eventualmente ammesso dalla Corte. Non è detto che la Corte lo ammetta, però se lo ammette... è temibile. Quello che temo non è il referendum, ma le conseguenze che può comportare il referendum, perché la squallida violenza con cui l'opposizione si sta presentando per cercare di compattarsi e di avere l'unione di tutte le cosiddette sinistre, è una violenza, un comportamento tale per cui rischia di spaccare veramente il paese, perché quando si vanno a raccontare quelle squallide bugie, quelle tremende balle tipo che il referendum spaccherà il paese, che il referendum non porterà nessun beneficio né al nord né al sud, che ci sarà la rivolta dei ricchi contro i poveri, e queste sono tutte affermazioni che rischiano di lasciare una ferita nei rapporti tra il nord e il sud, rischiano di lasciare una ferita sulla pelle di tutti i cittadini di questo paese, perché purtroppo ci sarà della gente che crede a queste balle, che crede a queste falsità e che quindi poi assumerà un atteggiamento particolarmente rigido nei confronti dell'autonomia, nei confronti della cosiddetta controparte, che sia autonomia o contro l'autonomia. Ecco Presidente, ti giro due osservazioni che fa il tuo omologo, cioè il Presidente della Calabria Occhiuto. La prima, bisogna capire bene come si stabiliscono i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni per le materie più importanti a partire da sanità e scuola, no? E fa un esempio il Presidente Occhiuto. Per esempio, un medico specializzato che deve venire a lavorare in un ospedale calabrese chiederà di essere pagato di più e non di meno di chi viene chiamato al nord, magari allettato da offerte più alte. Lo stesso vale per la scuola, perché noi paghiamo ritardi storici e culturali e rischiamo di acuirli. Secondo esempio, non ha senso che ogni regione sponsorizzi e firmi i propri contratti di esportazione e di promozione. Cosa facciamo? La concorrenza sul vino tra Veneto e Calabria? È fondamentale che ci sia il ministro competente a garantire il marchio del Made in Italy, perché non siamo repubbliche indipendenti in competizione. Ti reggono questi ragionamenti? Sono tutti ragionamenti che sono fatti per cercare di buttare un po' di fumo negli occhi alla gente, sostanzialmente, perché quello della competizione da sempre, quando ci si presenta, ognuno presenta l'eccellenza dei propri prodotti, perché cosa si fa a dire? Bevi genericamente un vino della Valtellina, un vino della Calabria, no, ognuno presenta la qualità del proprio vino e ognuno presenta le specificità del proprio vino e ognuno sta facendo già tutto questo, perché le regioni stanno già promuovendo i propri prodotti, il proprio turismo, quindi non diciamo sciocchezze, ognuna regione sta facendo delle politiche di promozione, ogni regione, forse lui non è andato a vedere le mostre che si svolgono all'estero sul turismo, le mostre che si svolgono anche in Italia, al Vinitaly piuttosto che a Tutto Food, piuttosto che alle mostre sul cibo, alle fiere sul cibo, perché cosa presentiamo? Il prodotto Italia? Ma allora non c'è mai stato questo signore, perché ogni regione ha il suo stand, ogni regione ha i suoi prodotti, ogni regione ha le proprie specificità. La Ribolla è diversa
dal Taurasi. Sono due, uno che ama la ribolla, non è detto che ama il Taurasi, quindi bisogna presentargli la ribolla e poi bisogna presentare il Taurasi, e quindi è chiaro che sono delle sciocchezze. E l'altra obiezione, mi dicevi, scusa, il medico specializzato in Calabria, sì, chiederà di essere pagato di più rispetto al nord. Allora i LEP li stanno definendo addirittura una commissione all'interno della quale ci sono degli illustrissimi professori, degli illustrissimi scienziati, delle persone in grado di fare tutte queste valutazioni. Certamente i LEP verranno valutati sulla base dell'arretratezza, sulla base del costo della vita, verranno valutati sulla base di tutto quello che volete. Vedi, io sui LEP sono sempre stato assolutamente indifferente. Che facciano quello che vogliono. Che facciano quello che vogliono. Noi come regione in materia sanitaria siamo la penultima come trasferimenti. Dietro di noi c'è una sola regione che riceve dei trasferimenti inferiori solo perché è in piano di rientro. Essendo in piano di rientro deve sottostare a una serie di limitazioni. Benissimo, facciano quello che vogliono, noi ci accettiamo qualunque tipo di LEP, non mi interessa, non è quello il problema, non sono l'entità delle risorse, ma come si spendono le risorse, non è stabilire se ne devo ricevere in più o in meno, mi diano quello che mi devono dare. L'importante è quando si sa quante sono le risorse e spenderle meno, perché se no non ti spieghi perché la regione Lombardia, che viva Dio rende i servizi migliori di questo paese, è quella che riceve meno trasferimenti da parte dello Stato. Spiegati perché, perché è questa la cosa che nessuno vuole affrontare, questa è la cosa che nessuno vuole dire, sono queste le ragioni per le quali c'è tanta opposizione. Ecco, tra l'altro tocco un ultimo argomento su questo tema e poi ti rubo ancora qualche minuto, ma mi pare che il tema del federalismo fiscale, cioè dell'autonomia fiscale, peraltro prevista dalla stessa Costituzione che si sta attuando con la legge Calderoli sotto il profilo delle competenze per materie, beh, il profilo del federalismo fiscale sia ancora ben di là da venire, no? Quindi quando si parla di risorse e di egoismo, qua stiamo parlando di una cosa che ha da venire, come si diceva una volta. E questa è l'altra cosa che mi indigna, perché questa legge è una legge del 2009 approvata dall'allora ministro Calderoli, è una legge prevista dalla Costituzione, è una legge che non comporta nessun problema per il bilancio dello Stato, ma è una legge che continua, la cui applicazione continua ad essere rinviata. Adesso è stata agganciata al PNRR, quindi dovrebbe applicarsi entro il 2026, ma io mi chiedo e chiedo a tutti coloro che oggi osteggiano l'autonomia, ma perché non vogliono applicare tutti i governi che si sono succeduti dal 2009 ad oggi? Perché non vogliono applicare questa parte della Costituzione e questa legge che dice come si fa? Perché non vogliono effettuare l'applicazione del federalismo fiscale, che vuole dire semplicemente un trasferimento di risorse dai ministeri alle regioni? Punto di domanda, me lo chiedo e lo chiedo a tutti coloro che hanno seduto in questi anni a Roma. Allora, un tema, quello della sanità, l'hai sfiorato prima, ci sta scrivendo anche qualche ascoltatore, un pensionato, visita urologica, attendere 6 mesi, ho pagato 142 euro, prima data è il 2026, non funziona, dice questo signore, e un altro ascoltatore parla di RSA e mi chiede di chiederti per quale motivo non si accentri la gestione delle RSA sostanzialmente. Sostanzialmente perché molte RSA sono private, quindi ognuno se le gestisce come ritiene più opportuno. RSA è un tema sicuramente molto delicato, un altro tema che meriterebbe un approfondimento, che meriterebbe una riforma, che meriterebbe un'attenzione nella riorganizzazione delle stesse. Però in realtà queste cose si dicono nel momento in cui succedono le emergenze, ma poi si lasciano perdere ed è sbagliato. Io credo che per quanto riguarda la sanità sono d'accordo nel dire che è inaccettabile, ma è inaccettabile quello che dicevo all'inizio.
all'inizio, che l'anno scorso abbiamo messo 84 milioni, ma di questi 84 milioni le liste d'attesa sono state abbassate in maniera abbastanza ridotta rispetto al risultato che quegli 84 milioni avrebbero dovuto determinare. Perché? Ma guarda, per due motivi fondamentali. Il primo, che riguarda non la Lombardia, ma che riguarda tutto il paese, che riguarda tutto il paese, e devo dirti che le nostre sono liste d'attesa che non si può dire migliori, ma diciamo che danno delle risposte anche più efficienti rispetto al resto del paese, perché non dimentichiamo che da noi tutti gli anni vengono a ricevere delle prestazioni circa 200.000 cittadini non lombardi, non dimentichiamo questo piccolo dettaglio che contribuisce ad appesantire le liste d'attesa. Ma il vero problema è un altro, il vero problema è che mancano i medici e mancano gli infermieri, mancano i medici e mancano tutto quella parte di personale sanitario che è fondamentale perché possa funzionare la nostra sanità. E questa è la cosa determinata innanzitutto dagli errori che sono stati fatti dai tanti governi di centro-sinistra che ahimè si sono succeduti in questo governo, in questo paese, che hanno sbagliato la programmazione dei laureati e degli specializzati, non si sono accorti che negli anni che stiamo vivendo, ad iniziare dal 2017-2018 in poi, ci sarebbe stato un innalzamento dei pensionamenti dei medici senza un innalzamento pari dei laureati e degli specializzati. Quindi si è creata una forchetta che adesso da recuperare sarà lunga e difficile, cioè c'è una discrasia tra il numero di medici di cui abbiamo bisogno e il numero di medici che abbiamo a disposizione. La seconda ragione, anch'essa fondamentale, è quella degli stipendi. Noi non possiamo competere per trattenere i nostri medici, i nostri infermieri, quando all'estero ci sono delle condizioni molto migliori di quelle che vivono i nostri sanitari. Purtroppo noi abbiamo fior fiore di cervelli, fior fiore di professionisti che decidono di emigrare per andare ad ottenere delle condizioni salariali migliori di quelle che abbiamo noi sul nostro territorio. Insomma, un'autonomia vera sarebbe una cosa buona anche da questo punto di vista, in sostanza. Da tutti i punti di vista sarebbe una cosa buona, sarebbe una cosa buona da tutti i punti di vista, che poi Occhiuto non si deve preoccupare, perché se la sanità in Calabria cominciasse a funzionare, stai tranquilla che i medici non avrebbero nessuna intenzione di andare dai loro territori, perché allontanarsi dai propri territori è comunque una lacerazione, è comunque qualcosa che uno fa se è costretto a farlo. Ti rubo ancora un paio di minuti su due temi diversi. Tu hai fatto l'avvocato anche penalista per tanti anni. Come hai, diciamo così, valutato, sia come avvocato ma anche come politico ovviamente, la richiesta a 6 anni di carcere per Matteo Salvini in relazione al caso Open Arms da ministro degli interni in relazione alla vicenda della nave di immigrati? Prima. Vista come una vergogna, come veramente qualcosa di inaccettabile, qualcosa che ci deve far preoccupare, ma non deve far preoccupare il ministro Salvini, certamente anche il ministro Salvini, ma deve far preoccupare noi italiani, perché sono tutte queste piccoli pezzettini che ci devono mettere in estrema preoccupazione, che ci devono far dubitare sul funzionamento della giustizia, sul funzionamento della libertà in questo paese, perché quando tu vedi uno dopo l'altro quello che è successo a Toti, vedo quello che sta succedendo a Salvini, io sono ancora convinto che comunque la giustizia riuscirà a dare una risposta diversa rispetto a quella che è stata richiesta, perché se così non fosse, ripeto, sarebbe veramente da aver paura, sarebbe veramente da temere per la tenuta democratica di questo paese. Quando tu vedi quello che sta succedendo nella quella tremenda faccenda che è l'affaire Striano e Laudato, sì. Caspita, ma una cosa di questo genere è di una gravità che dovrebbe far intervenire prima fra tutti le massime autorità di questo paese e cercare di chiarire con la massima attenzione, cercare di intervenire, perché è una cosa che
è eversiva una cosa che è stata posta in essere in questo periodo, è eversiva, e la sinistra sta cercando di metterla sotto il tappeto, sta cercando di... Io devo ringraziare, e lo dirò sempre, il dottor Cantone, che ha avuto il coraggio e la forza di andare avanti in questa indagine nonostante da più parti del paese ci fossero dei chiari segnali che volevano imporgli di lasciar perdere, di mettere tutto a tacere. È stato un eroe il dottor Cantone nel voler continuare in questa indagine. Adesso speriamo che tutta questa situazione venga a galla. Allora, per fare la conclusione di questo lungo ragionamento, se noi mettiamo di fianco tutte queste considerazioni, Totti, Striano, Salvini, beh, io credo che invece che parlare di tante sciocchezze, invece di parlare di tanti problemi secondari, il nostro paese dovrebbe fare delle riflessioni sulla propria tenuta democratica, sul proprio essere uno Stato di diritto e su quello che stava succedendo e che sta succedendo, e cercare di dare delle risposte concrete a queste domande, perché la situazione è veramente preoccupante. Ci ho detto, io sono convinto che l'infondatezza delle accuse mosse a Salvini è talmente evidente e sotto gli occhi di tutti che non potrà che concludersi in modo positivo. Secondo me è già grave che qualcuno abbia fatto una richiesta di questo genere. Allora, prima di rivederci a Pontida, domenica un'ultima questione. Ho letto di una 2 giorni che hai fatto insieme al sottosegretario per le relazioni internazionali Cattaneo a Riyadh, in Arabia Saudita. È venuto fuori l'idea di istituire un consolato dell'Arabia Saudita a Milano, ma anche una serie di altre ipotesi di investimento. Prospettiva interessante? Ma direi molto interessante, un paese che almeno nel campo, un paese completamente diverso dal nostro, ma è un paese che per quanto riguarda lo sviluppo, che per quanto riguarda i progetti per lo sviluppo futuro, è sicuramente un paese che può essere considerato una grande opportunità, che può e deve essere considerato importante per le tante opportunità che vengono riservate agli investimenti loro sul nostro territorio e agli investimenti dei nostri imprenditori, l'apertura di nuovi mercati per i nostri imprenditori sul loro territorio. E poi c'è una grande attenzione che l'Arabia Saudita ha dimostrato e dimostra in maniera esplicita nei confronti della nostra regione in modo particolare. E questa è un'altra risposta che deve essere rivolta a chi dice che non dobbiamo promuovere le nostre regioni all'estero. Allora, grazie a Tiglio Fontana, presidente della Giunta regionale della Lombardia. Ci vediamo a Pontida, presidente. Ci vediamo a Pontida. Buona giornata. Viva la Lega e viva la Padania. Arrivederci.